poche ore potremo goderci una coda di campionato, chiamiamola così, anche se lo spezzatino non è ancora finito, in un paese lontano, a Riyadh, in Arabia Saudita, si va a giocare la Supercoppa italiana. Qualcuno si lamenta, sovraccarichi di impegni, addirittura l'abbiamo trasformata in un confronto a quattro invece che un confronto a due secco come capitava quando siamo andati in Cina, quando siamo andati negli Stati Uniti, quando siamo andati a Doha, un po' dappertutto a portare l'immagine del calcio italiano che grazie a Dio ha ancora una forte credibilità nei paesi dove il calcio sta prendendo piede. Ecco, diciamo che questa vicinanza con gli arabi che vogliono vedersi questo piccolo campionato fra Napoli, Fiorentina, Inter, Lazio, quattro squadre che rappresentano bene il momento del calcio nostrano, a parte il Napoli che va addirittura a cercare una gloria che gli sta mancando disperatamente in sede nazionale. Ecco, io credo che sia una buona occasione, anche perché poi a quelli che si dicono così abbastanza infastiditi da questo ulteriore impegno, io ricordo che una volta le squadre italiane, anche quelle più importanti, avevano 14-15 giocatori, adesso ne hanno 20-25-30, possono affrontare tutti gli impegni possibili. A parte questo, mi farei forte del piccolo precedente di queste ore, piccolo grande precedente, con la vittoria proprio a Riyadh per il torneo spagnolo del Real Madrid sul Barcellona, un 4-1 che ha ulteriormente rafforzato la fama mondiale di Carlo Ancelotti e ha avuto una tale eco per cui anche noi dovremmo essere felici oggi di poter andarci a giocare un momento importante del calcio italiano sul terreno di uno stadio arabo. È il futuro, non dimentichiamolo.